Ciao ragazze, buongiorno. Allora, oggi andremo a realizzare un tutorial per Rinoso e andremo a realizzare l'altro orecchino aracno. Dunque, i materiali che ci occorrono per realizzare questo orecchino, modulino, insomma, che potete utilizzare come ciondolo, come centrale di un bracciale, insomma, potete fare quello che volete, sono ovale sfaccettato. Misura 13 x 18 mm, rocaille Toho 80, 110 e 150. Goccine, queste sono delle goccine che misurano 11 mm per 6 mm e mezzo, o va benissimo anche per 7 mm, ovviamente perché non sono regolarissime queste goccine. Poi per ogni orecchino ci servono anche due bicono Swarovski da 4 mm e il filo. Io sto utilizzando come al solito il Fireline 015 e poi un anellino sotto per agganciare la nappina e basta. Poi sopra io ho realizzato questa monachella dove ho inserito questo bicono da 6 mm della Swarovski e basta. Questo è il materiale che ci occorre. Dunque, io parto dall'ovale già incastonato, ma per l'incastonatura, ragazze, adesso ho qui. O qui vi metto la scheda dell'incastonatura dell'ovale. Quindi, ragazze, guardate in alto e troverete la scheda per andare a incastonare l'ovale. Bene, allora, quindi questo è il mio ovale incastonato. Allora, ragazze, come vedete sto uscendo dalla terza rocaille in diagonale, quindi prima, seconda e terza. Quindi inizio questo lato e per ogni lato, ragazze, dobbiamo inserire 4 goccine. Quindi entro ed esco dalla mia goccina e vado a prendere 3 rocaille 110 perché ovviamente sarà il picot sopra la mia goccina. Porto il tutto alla fine del filo in questo modo, rientro nella goccia e mi inserisco nella 80 successiva in questo modo, tiro e posiziono. Ne mettiamo un'altra insieme e poi proseguiamo con le altre due da sole. Quindi un'altra goccina, altre 3 rocaille 110 e rientriamo ed usciamo dalla goccia e ci inseriamo nella 80 successiva in questo modo. Poi sistemiamo per bene, tiriamo anche il nostro filo e adesso inseriamo le ultime due goccine di questo lato. Poi andiamo avanti con la spiegazione. Ho inserito tutte e quattro le mie goccine, adesso prendo 3 rocaille 110, 3 rocaille 110 e mi inserisco nella 80 successiva. Quindi ho creato questo picot. Adesso devo prendere invece 3 rocaille 80, quindi 3 rocaille 80 e mi inserisco nella 80 successiva. Ok, di nuovo 3 rocaille 110 e formiamo l'altro picot in questo modo, ecco, perché poi qui andranno messi gli occhietti. Adesso iniziamo quest'altro lato inserendo sempre una goccia, 3 rocaille 110, 3 11, ok, porto il tutto alla fine del filo, entro nella goccia, quindi entro ed esco dalla goccia e mi inserisco nella 80 successiva. Ok, quindi la prima goccina l'abbiamo inserita. Inseriamo anche la seconda, poi la terza e la quarta la inseriamo da sole. Sempre le 3 rocaille. Oddio, dove siete? Ops, aspettate.
Le tre rocaille 11-0, in questo modo. Entro ed esco dalla mia goccina e mi inserisco nell'8-0 successiva, tirando per bene. Quindi finisco di inserire le ultime due goccine e poi proseguiamo. Sto inserendo l'ultima goccia, ecco qua, in questo modo, e adesso mi trovo, come vedete, qui sotto. Qui devo andare ad inserire 3 rocaille 8-0. 3 rocaille 8-0. E mi inserisco nella 8-0 successiva. Quindi creo, diciamo, la parte finale del mio ragnetto. Poi cosa faccio? Allora, ragazze, uscita da questa 8-0, prendo 3 rocaille 11-0, perché ovviamente andrò a creare tutti i miei picot davanti alle gocce. Quindi 3 rocaille 11-0 e mi inserisco nella 8-0 successiva. Quindi in questo modo vado a creare il mio picot. Aspettate che lo sistemo un pochino meglio, eccolo qui. E facciamo in questo modo fino ad arrivare qui. Quindi facciamo un altro insieme, 3 rocaille 11-0, e ci inseriamo nella 8-0 successiva. Quindi proprio siamo davanti alle nostre goccine, vedete? Aspettate che qui devo sistemare un attimino. Ecco qui. Ecco qua, ho sistemato perché si era girato il filo, quindi ho sistemato il picot. Adesso faccio gli ultimi due di questo giro. Eccomi qua, facciamo l'ultimo insieme, quindi sempre 3 rocaille 11-0 sul nostro ago. Ci inseriamo, vedete, nella 8-0 successiva, posizioniamo per bene il picot. Io non lo posiziono mai bene, perfetto, che mi si rigira il filo, ok, perfetto. E adesso risalgo nel mio picot e mi porto a uscire dalla perlina centrale in questo modo, vedete, così. E adesso andiamo a prendere le rocaille 15-0, perché dobbiamo inserire gli occhietti, fare la solina e poi andremo a realizzare anche su quest'altro lato i picot davanti alle nostre goccine. Eccoci qui. Allora, prendiamo una 15-0, un bicono Swarovski da 4 mm e un'altra rocaille 15-0. Eccole qui. Vedete? In questo modo. Ci inseriamo nella rocaille 8-0 centrale, in questo modo. Ora vado a prendere 6, aspettate che conto bene, tante volte non voglio fare danni, come faccio sempre, sì, sono 6, quindi 6 rocaille 15-0 per andare a creare la solina. Le conto e ci vediamo tra poco. Ecco qua, ho preso le mie 6 rocaille 15-0 e vado a creare la solina dove poi attaccherò la mia monachella. Quindi la rinforzo, possiamo rinforzarla anche dopo volendo, se no lo possiamo fare anche subito. Quindi andiamo a rinforzare, perché sull'altra ci sono ripassata dopo e ho rinforzato la solina. Però possiamo farlo anche subito e ci togliamo questo pensiero. Quindi rinforzo la mia asolina in questo modo. Ok, quindi ho fatto un giro vuoto e adesso prendo una 15, l'altro bicono da 4 mm Swarovski
e l'altra rocaille 15-0, ecco qui, in questo modo, e mi inserisco nella punta, quindi nella perlina centrale del picot successivo, in questo modo. Sistemo la mia asolina, do una sistematina. Qui. E adesso ridiscendo fino a sbucare dalla 80, prima della goccia, e adesso continuo ad inserire i miei picot formati sempre da 3 rocaille 11-0. Quindi primo picot. Sistemateli sempre perché, ecco, nel mio caso non capisco perché. Ok, si rigira il filo. Il secondo picot e mi inserisco nella 80 successiva. Guardate, ragazze, che mi sto prendendo 2 perline per volta. No. Ecco qua, in questo modo. E qui, a posto. E proseguo in questo modo, faccio gli ultimi 2 picot e poi dopo andiamo ad assemblare il nostro ragnetto. Ah no, aspettate perché dobbiamo creare anche la solina sotto, scusatemi. Ecco. Ci portiamo ad uscire sempre dalla rocaille 80 per andare a creare anche sotto la solina, la stavo dimenticando. Sto uscendo, come vedete, dalla 80 centrale, quindi prendiamo 6 rocaille 15-0, 6 rocaille 15-0 e ci inseriamo nel senso opposto e stiamo in questo modo creando la solina anche sotto. Bene, faccio 1 o 2 giri di rinforzo e poi dopo vado ad attaccare la monachella e la nappina. Ci vediamo tra pochissimo. Ecco qui, ho terminato il mio orecchino. Ho semplicemente messo la nappina sotto perché la monachella la devo andare a realizzare. Quindi dopo prendo l'artistic wire e vado a creare la monachella. Infatti ho già preparato il mio picono da 6 mm della Swarovski nella colorazione Capri Blu. E devo dire che i miei orecchini, sempre un po' più particolari, insomma, di tutte le altre creative, proprio perché a me piace creare cose un po' più strane, un po' più particolari, stravaganti, che si discostano, di molto dalle altre, lavorazioni. Però mi piacciono tanto perché comunque io preferisco sempre tirar fuori creazioni che non vedo da nessun'altra parte. Quindi io e i miei 2 ragnetti vi salutiamo e spero che comunque questo progetto vi possa piacere e interessare. E niente ragazze, se li fate, magari volete farmi vedere le vostre versioni, taggatemi. Io sono sempre contenta di vedere anche le vostre versioni. E se non siete iscritte, iscrivetevi al mio canale e attivate la campanella per tutti i video. Quindi ragazze, poi posterò una foto degli orecchini ultimati, quindi dopo aver fatto anche la monachella di questo orecchino. E che altro dirvi? Vi mando un mondo di baci perlinosi e forza e coraggio, ragazze, forza e coraggio, mi raccomando, vi voglio bene, ciao!